Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, benvenuti alla Camera di Commercio di Bari. Siamo particolarmente onorati di ospitare questo convegno. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, ringrazio soprattutto la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati, la Presidenza del TAR della Puglia per averci scelto come sede di un dibattito sicuramente interessantissimo per tutti noi, ma soprattutto per le imprese. Un dibattito che ogni giorno che passa amplifica la sua attualità. Sapete che le Camere di Commercio si occupano di regolazione di mercato, di tutela degli interessi generali delle imprese e dei consumatori, anche attraverso le proprie Camere arbitrali e della mediazione. È altrettanto noto che la ritrosia ad investire in Italia è determinata da vari fattori. Un fisco troppo esigente, gli alti costi per la creazione ancora di un'impresa e i tempi lunghissimi per la creazione di un'impresa, che ancora se ne dica, e quelli troppo lunghi della burocrazia e della giustizia ordinaria. Le Camere di Commercio fanno la loro parte per quanto possono, dalla firma digitale alla comunicazione unica e ad altri argomenti. In questi anni hanno rivestito un ruolo certamente da protagonista sulla strada della semplificazione, dell'efficacia, dell'efficienza amministrativa. Sono state investite dalla 580 dalla competenza conciliativa per le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Hanno visto confermato il loro ruolo in materia nel recente quadro riformativo delle ordini degli enti camerali. Un riconoscimento al nostro impegno profuso negli anni dal sistema camerale per diffondere questa forma di risoluzione extragiudiziale delle controversie. La certezza di diritto, voi mi insegnate, è questione assai rilevante per le imprese, ma non lo è solo per loro, lo è per la competitività del sistema Italia, per la sua capacità di accogliere investimenti esteri e quindi anche di creare occupazione. I fattori destabilizzanti per la vita delle imprese hanno molte facce. La durata eccessiva dei processi civili e penali costituisce, come è noto, un punto dolente che continua a caratterizzare sfavorevolmente l'immagine del nostro Paese nel consesso europeo ed internazionale. In questa prospettiva, a dire il vero, la tempistica della giustizia amministrativa si differenzia certamente da quella civile e penale per l'azione incisiva e immediata del giudice amministrativo, che interviene sul rapporto e non solo sull'atto amministrativo, recependo così in modo più efficace le istanze di giustizia del cittadino e delle imprese. Fatto sta che, a prescindere dai nostri ritardi, il cosiddetto nuovo ordine mondiale non può contare su un ordine giuridico globale. Certo, la globalizzazione del diritto, indotta dalla globalizzazione dell'economia, delle finanze, dei mercati, si è messa in moto, ma il problema sicuramente non è e non sarà tanto la globalizzazione, sia buona o cattiva che sia, ma come la gestiscono, la stanno gestendo e come la gestiranno i governi. L'interconnessione tra i popoli, i paesi e le economie del pianeta è uno sviluppo che può essere usato in modo efficace, tanto per promuovere le prosperità, quanto per diffondere avidità e sofferenze. Lo stesso vale per l'economia di mercato. Il potere dei mercati è enorme, ma essi non hanno alcuna caratteristica morale intrinseca. Dobbiamo decidere noi come gestire i mercati. L'economia ha certamente bisogno della politica. L'economia e la politica hanno certamente bisogno della giustizia. I diritti amministrativi sono tradizionalmente diritti nazionali, ma lo spazio oggi, più che mai, in cui gli individui e le imprese agiscono travalica i confini, per cui alla fine il diritto globale altro non è che un dialogo tra giudici, tra corti nazionali e ultrastatali, in senso orizzontale e verticale. È un dialogo tra ordinamenti, uno spazio nuovo in cui si realizza l'ordine giuridico globale. La globalizzazione, intesa come circolazione di merci, servizi e persone, se non ci fosse questa sorta di cloud giuridico, diventerebbe una Babele caotica, per cui può accadere che un giudice sopranazionale possa estrarre un principio dal nostro ordinamento e viceversa un nostro giudice possa valutare calzante una norma di un altro Stato da cui dedurre un principio universale e gli dà cittadinanza giudiziaria nell'ordinamento nazionale. Insomma, di fatto si colma quel deficit di tutela che deriverebbe dall'inapplicabilità del diritto amministrativo domestico alla regolazione amministrativa prodotta a livello globale.
Naturalmente un dialogo proficuo non può che avvenire su valori comuni, perché come è noto la funzione ordinante del diritto presuppone valori condivisi. Il dialogo fra giudici concorre a formare l'ordine giuridico globale, ma anche a far evolvere verso l'armonizzazione, gli ordinamenti giuridici nazionali. Un dialogo fatto di valori, di principi, di clausole generali, che se uniformemente interpretati e applicati, rendono omogeneo il comune sentire del diritto in ordinamenti diversi tra loro. È impossibile rimediare ai problemi economici ricorrendo soltanto a leggi e regolamenti. Senza valori condivisi le leggi restano inosservate e deluse. Questo significa che un'etica globale condivisa è tra i presupposti stessi della legalità. La seconda considerazione è che l'etica non si riduce soltanto, e sarebbe già tanto, all'osservanza delle leggi. Vi è un'etica richiesta non dalle leggi, ma dalla globalità dei comportamenti corretti. E qui è opera e ci siamo dentro tutti, cittadini, imprese, istituzioni. La Camera di Commercio di Bari mira a diventare volano di un'economia che guarda il Mediterraneo. Credo che ormai le nostre economie devono sempre guardare e sempre più guardare i paesi all'estero e soprattutto quelli vicini sulla nostra fascia del Mediterraneo, con sempre maggior volontà di crescere e di espandersi. L'ente potrà fare la sua parte nella regolazione di questo importante mercato. Il mercato però ha le sue regole, che sopravvivono ai momenti oscuri. Tuttavia, quando le possibilità di operare sono tarpate dal venir meno di alcuni presupposti, anche di affidabilità, un ente sovraordinato come la nostra, come la Camera di Commercio, che riesca a fornire notizie in tempi reali a favore dei singoli interlocutori e che li sostenga adeguatamente, resta al servizio della comunità locale, ma non solo di essa. Ad essa stessa diventa un momento di regolazione del mercato. Abbiamo questo obiettivo ambizioso e forse un po' pretestuoso e pretenzioso, però è ancora più difficile la situazione che ci attanaglia e quindi dobbiamo sforzarci in tutti per cercare in qualche modo di uscirne il prima possibile. Il rapporto tra diritto e processi economici, come indagato nel corso di questi lavori, costituisce proprio la causa e l'effetto allo stesso tempo della funzione regolatrice che ambiziosamente cerchiamo di assolvere in questa Camera. Ragione per cui è motivo di orgoglio e di ringraziamento ancora ospitarvi, finalizzando i vostri lavori, i lavori degli illustri relatori, al miglioramento delle nostre istituzioni funzionali. Grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, io appunto colgo l'occasione per portare il saluto del prefetto di Bari Mario Tafaro, che come ha detto l'avvocato Mastroviti per questa contemporanea presenza della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla Corte dei Conti non ha potuto partecipare all'apertura di questo interessante convegno, ma ha assicurato la sua presenza nella seconda parte della giornata. Quindi comunque mi associo al plauso per l'iniziativa, per questo interessante convegno che affronterà i temi del rapporto tra il diritto amministrativo e l'economia. Non vorrei rubare altro tempo alla parte scientifica del convegno. Grazie a tutti.